Ciao e ben ritrovati sul mio canale. Allora, oggi un brano di Sanremo, un nuovo tutorial, brano di Malika Yan, ti piaci così? Allora, partiamo proprio dal nostro groove base e vediamo sia quello della strofa sia quello del ritornello. A livello di ritmica, quindi cassa e rullante, le combinazioni sono uguali, cambierà poi quello che sarà il portamento sul Charleston. Allora, groove della strofa che sentiamo appunto fin dall'inizio, Charleston sempre in ottavi. Sulla prima misura abbiamo cassa sull'1, rullante sul 2, cassa sul 3, rullante sul 4. Seconda misura, sull'1 cassa, rullante sul 2, sul 3 abbiamo due ottavi di gran cassa e sul 4 un bel colpo di rullante. Queste due misure si ripetono sempre. 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Appunto stessa divisione di cassa e rullante sul groove del ritornello. L'unica cosa che cambierà è il nostro portamento che sarà in sedicesimi sul rullante. Ad ogni misura, però, attenzione, sul 3, sul terzo sedicesimo del Charleston, abbiamo una leggera apertura. Questo sia quando avremo il colpo di cassa singolo che quando avremo i due ottavi. Andiamo a vedere il nostro groove del ritornello. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Appunto i sedicesimi, come avete visto, sono portati a mani alternate. Magari inizialmente portate l'esercizio a velocità un po' più ridotta e prendeteci un po' di confidenza. Allora, alcune variazioni che andiamo a vedere. Nella prima strofa, secondo finale del primo giro, il nostro groove è lo stesso, solo che sull'1, sul secondo ottavo, inseriamo un colpo di primo tom, sul 2, secondo ottavo, un colpo sul secondo tom. Dopodiché il resto non varia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Passiamo al finale del primo ritornello, in cui appunto sull'ultima misura vediamo il nostro groove, quello con i sedicesimi sul Charleston, in cui a partire dal 3 troviamo sul primo ottavo un colpo di cassa, secondo ottavo del 3 e sul 4 appunto rullante e timpano insieme. Prima di rientrare nella nostra strofa, misura successiva sul 4 troviamo un flam sul rullante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Strofa che si ripete come la prima e anche qui a un certo punto troviamo la nostra prima variazione che vi ho suonato. Quattro misure con cassa in 4. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Due misure di pausa e poi rientriamo nel nostro ritornello. Stessa identica cosa. Anche qui troviamo appunto sul finale del nostro ritornello la stessa misura che abbiamo visto prima, con un piccolo dettaglio in più. Sul 4, sul secondo ottavo, viene suonato il Charleston leggermente aperto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Arriviamo al nostro special, 4 misure di pausa. 4 misure in cui sul 2 e sul 4 ho inserito il mio tamburellino. Anche qua logicamente è una sequenza nel brano, quindi è una cosa che possiamo fare noi. Se poi nei live avrete la possibilità di suonarci con una sequenza, ancora meglio. Non dovrete neanche crearvi dei problemi. Facile. Quindi il nostro tamburello che suonerà sul 2 e sul 4 per 4 misure, cassa in 4 per 2 misure, dopodiché in una misura troveremo la cassa in ottavi. Vi suono la parte del tamburello fino a tutti i colpi di cassa. Preparate i popcorn perché è lunga. No dai, scherzo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Subito
subito dopo riparte di nuovo il nostro ritornello, che vede come finale lo stesso finale del secondo ritornello, quindi quello con il Charleston suonato aperto sul secondo ottavo del 4. Come vedete, molto semplice. Come vi ho già detto prima, magari lavorate ad una velocità ridotta, sistemate il tutto, mettetelo insieme e poi portatelo a velocità originale. Spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo che qui sotto potete appunto scaricare lo spartito completo. Non mi resta, come sempre, augurarvi un buon divertimento e un buon groove. Alla prossima. Ciao!